Buongiorno, iniziamo la sessione straordinaria del Question Time del 21 giugno e iniziamo con l'oggetto numero 14 rivolto all'assessore Bartolini, da parte del consigliere regionale Smacchi. Intendimenti della Giunta regionale ai fini del potenziamento dei metodi di cura delle persone affette da diabete di tipo 1. Prego, consigliere Smacchi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, un saluto ai colleghi consiglieri, ai membri della Giunta presenti. Parliamo di diabete, quindi di una malattia cronica che ha dei numeri importanti nel nostro Paese e anche nella nostra Regione. Per quanto riguarda il diabete in generale, nella nostra regione si hanno numeri intorno ai 50-60.000 persone affette da questa malattia, che significa il 7-8% della popolazione. In particolare questa interrogazione riguarda però il diabete di tipo 1, il cosiddetto diabete infantile, anche se non sono rari i casi di insorgenza anche nell'età adulta. In questo caso la percentuale che ci è stata indicata è quella del 6% rispetto a coloro che hanno il diabete, quindi nella nostra regione circa 4.000 persone, 4.000 ragazzi che hanno questa malattia. Ora, qual è l'oggetto di questa interrogazione? Noi abbiamo una delibera che risale al 2010, la quale prevede la copertura delle spese per circa 250 lancette stick per la misurazione della glicemia ogni 2 mesi. Ora, il fabbisogno di un bambino adolescente è all'incirca di 6-7 stick al giorno, quindi significa che queste 250 lancette non sono sufficienti, ne servirebbero ben oltre le 400. Perché dico 400? Perché ci sono regioni, tipo le Marche ad esempio, che hanno deliberato la copertura delle spese appunto per 400 lancette stick. Quindi il primo oggetto, la prima richiesta che faccio alla Giunta è quella di alzare questo tetto al fine di adeguarci a quello che fanno le altre regioni, ossia passare da 250 a 400. Ma questa interrogazione va oltre, nel senso che al di là del numero delle lancette che vengono coperte, ci sono altri metodi che curano e migliorano la qualità di vita dei pazienti. In particolare faccio riferimento ai metodi adottati da alcune regioni, tra le quali anche la stessa Emilia-Romagna, che hanno previsto la tecnologia di monitoraggio continuo del glucosio, che attraverso dei sensori misura i livelli nello stesso arco delle 24 ore. È chiaro che lo scopo di questo metodo è quello di avvisare tempestivamente di eventuali variazioni ipo o iperglicemiche. È chiaro che per il paziente sarebbe un passo importante, un valore aggiunto importante anche nel controllo, nel monitoraggio della malattia. Ecco, lo scopo di questa interrogazione è proprio questo, sapere ed sensibilizzare la Giunta al fine di capire se da un lato si riesce ad aumentare il numero delle lancette, dall'altro se si riesce a introdurre questi nuovi metodi capaci di migliorare la vita dei pazienti. Grazie. Grazie consigliere Smacchi, la parola all'assessore Bartolini per la risposta. Grazie consigliere Smacchi, perché mi dà l'opportunità di fare un punto su questa patologia, che è una patologia che in questi mesi ho visto significativa, come ha detto lei. Sono stato contattato da diverse associazioni, soprattutto diverse associazioni dei malati, con l'occasione prendo anche l'opportunità di rassicurare le associazioni, perché c'è un grande timore con le nuove regole sulla spending review, che le striscette vengano messe, diciamo, una gara sulla centrale acquisti. Nella centrale acquisti non è uno dei prodotti che sono previsti, quindi cercheremo di trovare delle modalità che compendino sia i criteri qualitativi al criterio economico. Per quanto riguarda, diciamo, gli esempi benchmarking che ha fatto, che io ho letto attentamente, dell'Emilia-Romagna e delle Marche, è stato costituito un gruppo di lavoro di revisione della delibera 2010. Sono stati già svolti 2 incontri, il prossimo incontro è proprio fissato
oggi. All'esito gli uffici mi daranno le proposte, ma io terrò in considerazione sicuramente anche le questioni così come sono state affrontate nelle Marche e nell'Emilia Romagna. Se quindi al gruppo di lavoro non emergerà un'analisi di quanto lei ha evidenziato, l'associazione ha evidenziato, sarà mia cura prendermene carico. Grazie assessore Bartolini. Prego consigliere Smacchi per la. Sì, volevo ringraziare l'assessore Bartolini e l'assessorato per la sensibilità. Sapevo che c'era da questo punto di vista la volontà di capire come venire incontro a queste esigenze. Dico anche che ho incontrato come lei alcune associazioni. Sì, da un lato sono preoccupate per quanto riguarda questa gara unica eventuale, ma le sue rassicurazioni sono tali che da un lato vanno nella giusta direzione, quello di mantenere la qualità del servizio e allo stesso tempo di non fare delle gare che possono in qualche modo invece andare a discapito di questa qualità. Dall'altro lato però ci sono i pazienti, ci sono i genitori che in qualche modo sono in grande difficoltà. Io guardi, le dico questo perché ho incontrato delle persone che mi hanno detto: noi non ce la facciamo perché non abbiamo lavoro, non ce la facciamo perché le coperture economiche non sono sufficienti, e quindi da un lato ci dicono: o paghiamo le bollette o compriamo le lancette, dall'altro ci dicono: non possiamo svegliarci ogni 2 ore la notte al fine di capire qual è lo stato del nostro bambino. Quindi anche questo misuratore che permette di avere un monitoraggio continuo veramente va nella direzione di una sensibilità e va nella direzione anche culturale che la nostra regione ha sempre dimostrato anche in questo settore. Quindi la ringrazio, spero che ci potrà dare buone notizie presto. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto numero 16. Si tratta di una interrogazione presentata dai consiglieri Carbonari e Liberati all'attenzione dell'assessore Bartolini. Fondo immobiliare comparto Monteluce. Informazioni della Giunta regionale in merito alla creazione del fondo medesimo e ad eventi successivi con particolare riferimento all'incarico di assistenza legale affidato allo studio Bonelli Erede Pappalardo e all'incarico di effettuazione di perizia affidato all'Istituto Indipendente di Studi e Ricerche Scenari Immobiliari. Prego, consigliere Carbonari. Grazie Presidente. Allora, stiamo trattando oggi di una piccola parte della vicenda Monteluce, direi una vicenda abbastanza complessa, su cui il gruppo consigliare ha già presentato una mozione che verrà discussa quanto prima, ed è una vicenda che ha comportato, per parole stesse che sono state a noi partecipate dal dottor Campi, come uno degli scandali di questa regione, ovvero consorzio TNS Crescendo, Umbria Mobilità e Monteluce. Quindi di ciò ne parleremo al momento della mozione. In questo momento chiediamo solamente all'assessore e alla giunta quindi di riferirci in merito al conferimento di 2 incarichi, poiché appunto andando a verificare tutte le varie delibere che sono state prese in merito a questo fondo, abbiamo trovato che c'è stata inizialmente nel 2008 il conferimento di incarico di assistenza legale allo studio Bonelli Eredi Pappalardo per 31.000 euro, nel 2009 ulteriore conferimento allo stesso studio per altri 60.000 euro, ancora nel 2009, nel febbraio 2009, un altro conferimento per assistenza legale sempre in merito a questo fondo Monteluce, monitoraggio, insomma ogni volta si dava un piccolo termine diverso, per altri 20.000 euro, a dicembre 2009 ancora monitoraggio legale delle operazioni sempre allo stesso studio per altri 49.000 euro. Il dicembre 2009 invece si sostituisce all'accordo quadro intero, l'intero schema di contratto, e quindi dicendo che credo il totale complessivo per l'espletamento dell'incarico ammonta a complessivi 100.000 euro. E in nessuna di queste determinazioni dirigenziali che ho brevemente menzionato si fa riferimento a specifiche procedure di selezione pubblica dello studio legale. E nella determina 887 del 2009 si scrive solamente: considerato che l'ente regionale non dispone
all'interno della propria compagine delle peculiari professionalità necessarie per poter effettuare le attività di cui sopra, con conseguente necessità di ricorrere a consulenze esterne. Come spesso accade, diciamo che noi non abbiamo le competenze, nonostante abbiamo delle validissime persone all'interno di tutta la compagine sia della Giunta che del Consiglio, però ogni volta che si deve conferire un incarico, anche in presenza di persone specializzate, si va sempre con incarichi esterni. Quindi io domando, considerato inoltre che oltre a questo incarico allo studio legale c'è stato anche l'incarico di valutare l'incarico dato alla società Scenari Immobiliari per la valutazione del prezzo di mercato delle quote che sappiamo hanno perso una quantità infinita di soldi, e non ci nascondiamo dietro il fatto che il mercato immobiliare ha perso in genere, poi ne parleremo in un'altra sede, dicevo. In ogni caso si dà questo incarico a questa società Scenari Immobiliari. Dato atto che oggetto dell'incarico sarà quello di effettuare una valutazione indipendente del prezzo di mercato delle quote del fondo, si conferisce appunto incarico di effettuare una valutazione indipendente sul prezzo di mercato delle quote impiegando la somma di 23.000 euro. Detto ciò, oggi noi interroghiamo la Giunta per sapere in merito ai criteri che hanno portato alla scelta dello studio legale Bonelli Eredi Pappalardo di Roma per la consulenza legale in oggetto e dell'Istituto di Studi e Ricerche Scenari Immobiliari per la perizia appunto del valore delle quote, e chiarendo qual è stato l'esborso complessivo per l'amministrazione regionale rispetto alla consulenza prestata dallo studio legale Bonelli Eredi Pappalardo, una riga, producendo anche copia della perizia realizzata dall'Istituto Indipendente di Studi Scenari Immobiliari sopra richiamata. Grazie. Prego, Assessore Bartolini, consigliera Carbonari, sempre fuori con i tempi. Come ho comunicato via mail all'Ufficio di Presidenza e anche per le vie brevi al Consiglio del Movimento 5 Stelle, queste sono cose che risalgono al 2008, quindi criteri sinceramente, per quanto di conoscenza della Giunta e del sottoscritto, sono ben lontani nel tempo e non possono essere conosciuti. Ho chiesto e ho visto, ho prodotto copia, una istanza al dottor Antonelli affinché mi fornisse appunto la documentazione. Ha risposto che, essendo in questi giorni in predisposizione sia il rendiconto con tutte le diciamo i contraddittori che ci sono, contraddittorio nel senso di udienza e contraddittorio con la Corte dei Conti, sia il predisponendo assestamento, il dottor Antonelli ha richiesto un rinvio di 15 giorni. Quindi mi fornirà la documentazione di questi criteri in una prossima seduta. Io ripeto, sono provvedimenti atti del 2008, quindi non ne sono per niente a conoscenza. Prego. Rispondo io perché sono cofirmatario. Ringrazio l'assessore, ma così non va. Non va perché siamo alla terza o quarta interrogazione che non riceve risposta nei tempi dovuti e mi pare di poter dire che questa è un'altra forma di compressione dei diritti dell'opposizione. In particolare sembra, anche in questo caso, che occorra una consulenza per rispondere, perché se non bastano i 1.200, i 1.300 dipendenti che ha la Giunta regionale, la Regione dell'Umbria, per rispondere a una semplice interrogazione riferita non agli anni 90, agli anni 80, no, ma al 2008, evidentemente davvero c'è bisogno di altre consulenze. Io non credo, noi non crediamo come gruppo Movimento 5 Stelle, che si possa proseguire in questo modo. Non possiamo essere informati del cambio dell'interrogazione, della necessità da parte vostra, il venerdì a mezzogiorno, per agire entro pochi minuti con un'altra interrogazione, per porre un'altra interrogazione da parte nostra in sostituzione della precedente. Quindi dobbiamo cambiare metodo, perché noi l'abbiamo presentata 5 giorni prima, entro i termini previsti. Quindi vi preghiamo davvero di tornare al rispetto delle regole che ci siamo dati tutti insieme. Allora, passiamo all'oggetto numero 21. L'interrogazione viene presentata dal consigliere Squarta ed è rivolto all'assessore Cecchini. Disparità tra l'ammontare delle indennità minime di tirocinio riconosciute ai soggetti senza disabilità e l'ammontare delle indennità minime di tirocinio riconosciute ai soggetti disabili.
Intendimenti della Giunta regionale riguardo alla necessità di revisione della deliberazione numero 597 del 26/5/2014. Informazioni della Giunta medesima circa il progetto Verso l'autonomia rivolto ai giovani con disabilità. Prego, consigliere Squarta. Grazie Presidente. Il quadro di riferimento è la legge 92 del 2012 e anche le linee guida in materia di tirocini approvate dalla conferenza Stato-Regioni del 2013 prevedono l'obbligo di corrispensione di un'indennità di tirocinio congrua e comunque non inferiore a 300 euro lordi mensili, una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro per la mancata corrispensione dell'indennità dei termini previsti e la possibilità per i tirocini rivolti ai disabili di prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di ammontare dell'indennità al solo fine di garantirne l'inclusione. La Giunta regionale, con sua deliberazione numero 597 del 2014, il recepimento di questo quadro normativo, ha approvato questa direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari, che è entrata in vigore a giugno del 2014. L'articolo 13 di questa direttiva prevede un'indennità minima mensile di 300 euro lordi corrispondente all'impegno minimo settimanale di 20 ore fino ad un massimo di 24 ore settimanali. Però poi vediamo, in maniera io ritengo scandalosa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, che per i tirocini indirizzati ai disabili con prevalente finalità di inclusione socio-lavorativa un impegno settimanale tra le 5 e le 19 ore, che spesse volte arriva alle 19 ore, viene riconosciuta un'indennità di partecipazione di circa 150 euro lordi mensili per un impegno settimanale di circa 20 ore. Ritenuto che le suddette disposizioni sanciscono un principio abnorme per cui una persona con disabilità può essere pagata la metà rispetto ad una persona senza disabilità, che queste disposizioni siano in contrasto con la ratio della legge 29 del 2012, che opera con distinzione tra persone con e senza disabilità per il riconoscimento di una congrua indennità di tirocinio. La ratio delle linee guida previste dalle Stato e Regioni è che queste deroghe non possono essere in meno, cioè non è che si deroga 300 a 150, ma eventualmente queste deroghe consentirebbero un impegno maggiore delle 300 euro lorde mensile. Ritenuto inoltre che la Giunta regionale, con deliberazione del 2013 rivolto ai giovani con disabilità di età compresa tra i 16 e i 22 anni, in possesso di un attestato di frequenza di un diploma di motorità ma non di capacità relazionale funzionali, ha previsto un nuovo strumento che prevede questo progetto la finalità di favorire l'inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, agendo sul versante della prevenzione nel delicato periodo di passaggio dal mondo della scuola e quello del lavoro. Sono previsti vari step, che la Regione Umbria ha finanziato questo progetto Verso l'autonomia con risorse pari a 250.000 euro, impegnandone la metà. Tutto ciò premesso, il sottoscritto interroga l'assessore competente per conoscere se non ritenga di dover rivedere la direttiva regionale di cui in premessa, eliminando la deroga tout court dell'articolo 17, che consente di riconoscere ai tirocinanti disabili un'indennità minima dimezzata rispetto a quella riconosciuta ai tirocinanti senza disabilità. Quale sia la percentuale delle risorse regionali erogate per il progetto denominato Verso l'autonomia, concretamente destinata alla corrispensione dell'indennità di tirocinio, nonché il numero dei soggetti disabili stabilmente inseriti nel mondo lavorativo in esito al progetto Verso l'autonomia. Grazie, consigliere Squarta. Prego, assessore Cecchini. Inutile dire che non sono l'assessore competente. L'assessore Paparelli mi chiedeva se, essendo all'ordine del giorno, davo una risposta a questa interrogazione, anche se dalle informazioni che mi hanno messo a disposizione alcuni elementi, tipo l'ammontare complessivo dell'importo e il quantitativo di ragazzi, di tirocinanti che partecipano, come non è nelle mie informazioni, ma poi mi farò carico magari di far sì che gli uffici lo trasmettano al consigliere interrogante. Credo di poter dire che in questo caso l'interrogazione
rischia di fare un po' di confusione rispetto a quello che sono le normative e l'agire della Regione dell'Umbria per quanto riguarda diciamo, l'applicazione delle direttive di attuazione di tirocini extracurriculari, in quanto non viene operata alcuna discriminazione, ma parliamo di due azioni e due contesti diversi tra di loro. La prima, diciamo, quella con capacità lavorative riconosciute anche in virtù della legge 68, prevede diverse disposizioni di miglior favore rispetto a quelle stabilite per la generalità dei tirocinanti. Diciamo che quando siamo in procinto dell'applicazione della norma che prevede questa possibilità, è prevista l'indennità minima di partecipazione al tirocinio da 300-400 mensili a seconda delle ore settimanali previste dal tirocinio, unitamente a tutte le altre disposizioni, identica per tutte le persone impegnate a prescindere dal loro stato di disabilità. La materia del contendere, la questione che pone il consigliere, riguarda non questa fattispecie, laddove non c'è appunto alcuna discriminazione, ma le persone che vengono inserite nel mondo del lavoro proprio come obiettivo per superare quel gap di difficoltà di accesso, e sono persone che entrano in virtù di una delibera della Giunta regionale che in base anche all'articolo 17 e a convenzioni con cui le ASL lavorano e operano con la scuola attraverso gli uffici di cittadinanza, attraverso i servizi sociali, per appunto fare in modo che per coprire, diciamo, un problema sociale di inserimento di persone che hanno particolari diciamo, ed evidenti problemi, queste appunto vengono inserite i famosi SAL con non l'impegno, non l'obbligo delle 300-400 euro, anche se la Regione ha previsto comunque un compenso minimo comunque per coprire le ore lavorative. Diciamo che in linea di massima si può condividere l'aspetto che quando qualsiasi persona lavora deve avere anche un corrispettivo. In questo caso la ratio e la logica della legge non è tanto quella di colmare la problematica finanziaria di questi soggetti e quindi di dare una mano economica, quanto quella appunto di favorire, facilitare l'accesso al mondo lavorativo, l'accesso come tirocinante, l'accesso appunto soprattutto in luoghi dove ci può essere anche un inserimento che costituisce una crescita per chi partecipa, che appunto viene prima di tutto. Comunque la Regione dell'Umbria ha partecipato anche a livello nazionale per la stesura dell'articolo 17, che può senza dubbio essere anche rivisto in futuro, ma che crediamo appunto rappresenti una opportunità che non va dispersa e che non va confusa con quanto previsto appunto dalle normative sull'inserimento al lavoro verso l'autonomia. Grazie, prego consigliere Liberati. Consigliere Squarta, scusi. Grazie Presidente, io devo dire che devo dare, ricollegandomi anche a quello che diceva il consigliere Liberati prima, io apprezzo l'assessore Cecchini, che è sempre qui presente e risponde spesso anche per materie di sua non competenza, però è inammissibile che la maggior parte delle interrogazioni risponde sempre lei, poi non riuscendo, giustamente perché non è il suo assessorato competente, a fornire tutte le richieste che noi consiglieri facciamo. Quindi sarebbe il caso che la Giunta fosse presente con gli assessori competenti quando noi facciamo le interrogazioni, altrimenti vengono preparate da assessori che non sono competenti, che poi anche giustamente dal loro punto di vista non riescono a fornire i dati necessari. Allora a che punto, a cosa servono le question time? Conviene fare l'interrogazione a risposta scritta. Ma detto questo, proprio perché per l'insufficienza della risposta, io credo comunque che il quadro sia abbastanza chiaro. Io ho capito che qui parliamo di tirocini finalizzati all'inclusione in appunto realtà lavorative, ma è stata sbagliata l'interpretazione, perché non è possibile che l'interpretazione sia restrittiva. Cioè, se c'è una normativa di riferimento che prevede che sono 300 euro
lorde mensile questo tipo di tirocinio e che comunque permette le deroghe in determinate circostanze, la deroga per i disabili potrà essere non restrittiva, ma dovrà essere di più, cioè si derogano i 300 euro per dare di più, non è che si derogano i 300 euro per darne la metà ai disabili, 150 euro lorde mensile per 20 ore. Quindi io contesto l'interpretazione della norma, perché di fronte a un disabile la deroga non può essere restrittiva, ma anzi dovrebbe essere migliorativa, e al tempo stesso mi ritengo insoddisfatto perché non sono stato risposto per l'ennesima volta dall'assessore competente, e qui da questo punto di vista pongo un quesito anche a tutti noi colleghi: che senso ha fare le question time se poi rispongono altri assessori e non ci forniscono, non per loro colpe ovviamente, ma le risposte che noi riteniamo necessarie ed esaustive. Grazie. Passiamo ora a un'interrogazione presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari e rivolta all'assessore Cecchini. Azienda vivaistica regionale Umbra Flor, partecipata della Regione Umbria, trasformata da società di diritto privato ad ente pubblico economico, compatibilità con gli obblighi posti dalla normativa nazionale e regionale sotto il profilo sia dell'attività di impresa svolta, sia dei criteri seguiti nella nomina dell'amministratore unico. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Carbonari. Grazie Presidente. Allora, l'interrogazione di oggi fa riferimento a questa società partecipata dalla nostra regione chiamata appunto Umbra Flor, azienda vivaistica regionale. La Regione Umbria deteneva questa partecipazione del 99,54% in questa società, che era un SRL, che nel 2013, a dicembre 2013, è stata trasformata in ente pubblico economico. Nel piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie si scriveva: la Regione Umbria, con interventi che risalgono al 2008, ha sostanzialmente anticipato il processo di razionalizzazione delle società partecipate previsto dalla legge di stabilità, eccetera, eccetera, dicendo che eravamo stati più bravi del nostro Stato. E nella delibera, in questa delibera 370, si richiamava anche la legge nazionale del 244 del 2007, ricordando che al fine di tutelare la concorrenza, e questo invito ad ascoltare bene l'assessore Cecchini, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza in tali società. E quindi si faceva riferimento al fatto che non era consentito detenere la partecipazione in Umbra Flor, perché era un vivaio. Un vivaio vende e produce i fiori, le piante, i terricci. Questa è l'attività di un vivaio, no? E invece noi no. Noi abbiamo detto che non è più un vivaio, no? Perché si scriveva poi sempre in questa delibera: in considerazione delle esigenze di riallineamento della società Umbria Flor con le finalità istituzionali della Regione, si è optato, anziché per la dismissione della partecipazione, a trasformare la società di diritto privato in ente pubblico economico. È stata quindi ricondotta in ambito pubblicistico. Allora io voglio ricordare appunto che è un vivaio questa società e che le parole sono chiare. Io adesso non so che interpretazione volete dare voi, ma vi dico anche due numeri di questa società SRL che è stata trasformata. Debiti verso la Regione 550.000 euro per affitto, 1.300.000 per personale comandato, un fatturato di 1.300.000. Adesso io, non è che bisogna fare i commercialisti, ma secondo voi una società che fa un fatturato di 1.300.000, quando mai ci rimborserà i 2 milioni di euro alla Regione che gli abbiamo prestato? Allora, quando mai? Vorrei sapere anche che il conto della serva, basta, è semplice. Poi vorrei sapere, perdite infinite questa società nel 2013, anche negli anni precedenti, 700.000 euro di perdita. Nel 2014 mi rispondono, ma noi non abbiamo fatto perdite perché non può chiudere in perdita. E ci credo, gli avete dato il locale a uso gratuito. E non è anche qui che bisogna fare i commercialisti per capire che se io gli do un locale a uso gratuito che vale X, la società non va in perdita. Quindi, scusatemi se lo definisco, a nostro parere questo è il solito carrozzone che vi siete inventati e che per pur di non trasformarlo e non dismetterlo, vi siete inventati che fa ricerca, quando in realtà vende fiori, coltiva pomodori e quindi a nostro parere
a nostro parere viola le regole del mercato, perché a questi gli date i contributi, gli date i locali gratuiti, gli date il personale comandato, e come pensate che le società che svolgono questo lavoro con i propri soldi, senza risorse vostre, possono competere con qualcuno che invece viene finanziato? Allora, per tornare al dispositivo, ne potrei consigliere. Dire tante. Finito. Domanda, la domanda. Si ritiene, si interroga la Giunta per sapere se l'attività di impresa svolta da Umbra Flor sia effettivamente compatibile con gli obblighi imposti dalla normativa nazionale e regionale, sia sotto il profilo dell'attività di impresa effettivamente svolta e quali siano poi le competenze specifiche del signor Sandro Vitali, il quale 10 anni di consiglio in comune gli si doveva trovare un posto, come solitamente fate, da qualche parte lo infilate. Grazie. Prego, Assessore Cecchini. Sì, ma naturalmente l'attività che porta avanti e svolge Umbria Flor è perfettamente compatibile con la normativa nazionale e regionale, sapendo che in capo alla Regione non sta solo e alle istituzioni in generale non sta solo il compito di portare avanti azioni materiali o di investimenti, ma come lei, voi ben sapete, visto che spesso, anzi la quasi totalità, sollevate tematiche legate all'ambiente e alla qualità, diciamo, dei nostri territori e via di seguito, in capo alla Regione, alle Regioni ci stanno anche funzioni che riguardano la tutela e la difesa della biodiversità, della diversificazione delle produzioni, della difesa delle, in questo caso, piante autoctone, e non a caso Umbra Flor quando nasce nell'80 con il vivaio di Gubbio, poi incorporando anche Spello e via di seguito, nasce e così si rafforza come luogo dove non coltivano a prescindere piante, così come avviene nei vivai che producono appunto floricoltura, ma si specializza su determinate e specifiche piante. Nel passato è stato per il cipresso, per i noccioleti, per le piante tartufigene. E riteniamo e abbiamo ritenuto, in sintonia con la legge regionale 18, che nel stare dentro quel bisogno di ammodernamento che le nostre aziende, le nostre partecipate, le nostre società avevano, si poteva e si potesse rideterminare e riselezionare obiettivi precisi, perché riteniamo che appunto una regione come l'Umbria ha il diritto e dovere, credo, di avere un punto di riferimento che fa da capofila sul settore florovivaistico per tutto quello che riguarda la materia appunto della salvaguardia delle piante autoctone, della ricerca, formazione, innovazione, della difesa della biodiversità, e crediamo negli anni che viviamo anche come contributo a fare in modo che ritorni ad essere anche un problema culturale, anche servito da tutte le pubbliche amministrazioni, quello di avere attenzione nel tipo di piante che si utilizzano anche come pubbliche istituzioni per i centri urbani, per le città, per i nostri parchi. Credo di poter dire che con i sindaci stiamo lavorando per far sì che appunto si possa pensare che in futuro, magari anche rispetto a quello che accade con le avversità atmosferiche, dove piante non autoctone, soprattutto pini marittimi, danno e creano grossi problemi, possano essere risolti grazie ad una politica di impianti e di riposizionamento, diciamo, di qualità che sono più autoctone. Per il resto, per il rispetto della legge, per i connotati che ci sono, l'amministratore è scelto su base fiduciaria, diciamo, senza bisogno di procedure concorsuali, questo lo prevede la normativa, con un curriculum che ha i requisiti per poter affermare che questa persona è in grado, appunto, ha le competenze per aver svolto il dirigente d'azienda, dirigente di un'importante azienda agroalimentare, per il fatto che appunto porta avanti il suo lavoro, che altrimenti, come dire, non è un posto di lavoro, ce l'avrebbe anche diversamente. Quindi
siamo dentro il rispetto delle norme, delle procedure, con, credo, la possibilità senza dubbio non di lavorare ed agire per fare concorrenze privati, ma casomai per trascinare e dare un valore aggiunto appunto ad un intero settore. Bene, consigliere, allora, Liberati, per la replica. Io come cofirmatario ci saremmo attesi un riscontro tecnico amministrativo, giuridico amministrativo da parte dell'assessore Bartolini, visto che annuiva quando la mia collega ha citato norme specifiche in merito alla non compatibilità da parte della regione su questo genere di attività. Evidentemente bisogna fare un passo più avanti. Quando la politica non riesce a dare risposte o le dà contra legem, siamo, come dire, nella condizione di doverci muovere diversamente. Tra l'altro qui parliamo di soggetti lautamente pagati per questa attività. Io credo che qualunque fioraio vorrebbe essere lì, qualunque coltivatore vorrei dire, 90.000 euro l'anno per esercitare questo incarico e accumulare una montagna milionaria di debiti, perché questo è, che tanto ripiana la regione. Quindi quel che non è consentito in questo Stato, nello Stato che è l'Umbria, si consente. Quel che è consentito, cioè le libertà economiche, non sono di fatto nelle disponibilità dei piccoli e medio piccoli imprenditori, che anzi si vedono subire una concorrenza sleale da parte di questo organismo. Ma non è il solo, perché state facendo lo stesso sulla fibra, state facendo lo stesso su svariate altre attività, entrando in competizione con gli operatori di mercato. Credo che così non vada per niente bene, credo che questo neodirigismo sia quanto mai da respingere e che occorra da parte vostra un impegno serio su tutti quelli che sono gli argomenti delicati di questa regione, a partire dal conflitto tra politica e affari, a partire dal tema delle banche. Anche qui ci sono mozioni censurate da parte della regione per l'ingombranza politica di un presidente di regione che non c'è mai, ricordiamolo sempre, qui in questo momento non c'è ovviamente Catiuscia Marini, e di tutti quelli che sono gli interessi delle cooperative, di cui grande distribuzione e anche di tipo diverso non si parla mai. Grazie. Proseguiamo con l'oggetto numero 22, che è una interrogazione rivolta sempre all'assessore Bartolini. Come vedete, in questa seduta, come in molte altre, l'assessore Bartolini si trova nella condizione di non rispondere a una serie molto cospicua di atti che lo impegnano tantissimo, e è presentata dai consiglieri Fiorini e Mancini. Il tema: erogazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro del personale della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario. Informazioni della giunta regionale circa il numero dei ricorsi pendenti, l'ammontare delle spese derivanti dalle intervenute sentenze a sfavore delle aziende sanitarie e il numero dei dirigenti aventi diritto alla corrispondenza dell'indennità. Intendimenti della giunta medesima riguardo ad un possibile mutamento del proprio orientamento. Prego, consigliere Fiorini. Grazie, Presidente. La questione dell'erogazione dell'indennità di esclusività del personale della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario è sicuramente a voi ben nota, perché si trascina ormai da diversi anni. La Giunta ha da tempo adottato una interpretazione restrittiva della normativa, anche contrattuale di riferimento, che è stata sancita dalla deliberazione numero 33 del 12 gennaio 2015, ed è arrivata così a negare il beneficio economico a soggetti che invece, per quello che ci si dirà più avanti, avevano tutti i requisiti per poterlo ottenere. La Giunta, per giustificare la propria decisione, si nasconde dietro il parere reso in merito dal Dipartimento della Funzione Pubblica su specifico quesito della Regione Umbria.
Dimentica però di dire che i chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica non hanno natura vincolante per l'amministrazione che li riceve, tanto più nel caso delle regioni che hanno un'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita, così come dato anche atto nella stessa deliberazione numero 980 del 4 agosto 2014, con cui la Giunta decise di sottoporre la spinosa questione al parere del Dipartimento. Inoltre, una lettura complessiva e ragionata degli stessi non avvalora in alcun modo la tesi restrittiva fatta proprio dalla Giunta regionale. Tanto è vero che la Regione, che inizialmente aveva fatto proprio l'orientamento restrittivo, sono poi tornate sui loro passi. È il caso, ad esempio, delle vicine Marche, che, dopo averlo negato, hanno poi riconosciuto il beneficio economico a tutti i soggetti in possesso dei requisiti che in Umbria non sono ritenuti sufficienti. Ma c'è dell'altro. Alcune pronunce della giurisprudenza di merito delle locali corti, sia di primo che recentemente di secondo grado, hanno stabilito un differente principio. L'indennità di esclusività deve essere erogata a tutti i dirigenti medici dopo 5 anni dall'assunzione, previo esito positivo delle valutazioni tecniche. Per questo è stato riconosciuto il beneficio economico a tutti quei soggetti che hanno proposto ricorso anche in assenza dei requisiti al di fuori degli stretti limiti ritenuti senza motivo necessari dalla Giunta regionale. La cosa non è di poco conto perché, accanto a una decisione che smentisce quanto sino ad oggi sostenuto nelle sentenze dei tribunali, troviamo anche una pronuncia di condanna al pagamento di salate e spese di giudizio. Ciò sarebbe stato sufficiente per una retromarcia anche dalla Regione Umbria, ma così non è stato. La storia è sinceramente noiosa perché dal finale purtroppo scontato si è infatti da poco arricchita di un nuovo episodio che rischia di ricondurla nel solco della rigida ortodossia imposta dalla Giunta. Con delibera numero 522 del 12 maggio 2016, il direttore generale dell'ASL Umbria 1 ha disposto che l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario fosse erogata esclusivamente in favore di numero 6 dirigenti indicati nella tabella di cui al documento istruttorio recepito ed allegato al predetto atto. Ma a questo punto io mi chiedo, la Giunta ancora condivide questa impostazione? Ha senso perseverare su una linea interpretativa che ha trovato palese smentita nelle ripetute pronunce del Tribunale e del giudice di secondo grado e che oltretutto espone la Regione a costo del tutto ingiustificati? Siete realmente convinti della bontà della vostra scelta o essa rappresentata all'ennesimo modo per mascherare la mancanza di risorse economiche che è sotto gli occhi di tutti, deriva da una mala gestione della sanità regionale che non solo non offre più servizi all'altezza delle necessità e delle esigenze dei cittadini, ma è arrivata pure ad umiliare il personale medico che con il proprio lavoro si impegna in prima linea per cercare di mantenere standard qualitativi il più possibile vicini alla soglia della decenza, negandogli i riconoscimenti economici previsti. Per tutto quanto detto, si interroga la Giunta regionale e l'assessore competente per conoscere il numero del contenzioso allo stato pendente e a quanto ammontano le spese legali e il risarcimento danni sino ad oggi riconosciuti nelle sentenze di condanna. Consigliere Tempo, siamo veramente fuori. Dell'indennità di esclusività dei rapporti di lavoro rese dalle corti di merito di primo e secondo grado, per conoscere il numero dei dirigenti dell'area medico-veterinaria che secondo i criteri stabiliti nelle pronunce di merito possono vantare un potenziale diritto a vedersi riconosciuta l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, per sapere se a fronte di un indirizzo giurisprudenziale in consolidamento contrario all'interpretazione della normativa in senso restrittivo data dalla Giunta intende mutare il proprio orientamento in tema di criteri e limiti per l'erogazione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, determinandosi l'erogazione dell'emolumento secondo l'indirizzo dato dalle corti di merito. Grazie. Consigliere Fiorini, lei ha esaurito anche il tempo della replica, per cui passo la parola all'assessore Bartolini. Ma recuperiamo i tempi perché sarò molto breve. Il question time è già la terza volta che viene proposto, già ho 2 volte ho risposto al consigliere Nevi, quindi do un aggiornamento di una questione notissima a questo consesso. Allora, ribadisco che l'ASL 1 sta predisponendo, forse ha già predisposto il ricorso in Cassazione
per arrivare a questo pronunciamento definitivo che, come vi ho detto, almeno abbiamo il crisma del terzo grado di giudizio. Però do come ulteriore notizia che nel frattempo ho avviato con l'intersindacale medico un calendario di lavori sui problemi dei professionisti e dei medici, e nel prossimo mese ci sarà una, entro il prossimo mese ci sarà una riunione dedicata appositamente a questo tema. Quindi a valle di questo incontro potrò darvi ulteriori aggiornamenti. Fermo restando che già il sindacato ho per ora ribadito che la posizione della Giunta è quella già espressa diverse volte. Consigliere Fiorini. Assessore Bartolini, noi l'abbiamo ripresentata perché siamo arrivati al secondo livello di giudizio e da quello che ho capito lei vuole continuare, o meglio, la Regione Umbria vuole continuare ad andare avanti, ma non si rende conto della spesa che va incontro, perché forse i soldi non sono i vostri ma sono dei cittadini che pagano le tasse, e questo è uno sperpero, perché sappiamo benissimo che si perde, come è stato già perso in primo e in secondo appello. Di conseguenza io proporrei di non continuare ad andare avanti, arrivare in Cassazione, perché è un costo eccessivo, come ripeto, ricade sulle spese dei cittadini, tanto vale poi che ci danno torto e dobbiamo comunque ridare e dare i soldi a chi se li merita. Grazie. Grazie consigliere Fiorini. Passiamo ora all'oggetto 33 presentato dal consigliere Nevi e sempre rivolto all'assessore Bartolini. Mancata omogeneità nei criteri di valutazione della performance dei dipendenti delle due ex aziende ASL dell'Umbria. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Grazie Presidente, ma ho fatto questa interrogazione perché non so se la Regione è a conoscenza di quello che sta avvenendo all'interno della ASL 2. È stato fatto un accordo al fine di poter concedere le progressioni orizzontali per i 1700 dipendenti. L'applicazione di tale accordo, soprattutto per la diversità di modalità di utilizzo dello strumento di valutazione tra i dirigenti delle due ex ASL, ASL 3 e ASL 4, ha creato una forte disomogeneità di trattamento tra i lavoratori, tra territori e all'interno dello stesso ambito territoriale. Ciò è stato anche sottolineato dai sindacati, in particolare anche dal sindacato CGL Funzione Pubblica, che peraltro aveva firmato il suddetto accordo. Questa è una tematica molto seria, perché chiaramente sta generando grandi problemi di disaffezione dei dipendenti stessi all'interno della ASL. Quando il criterio non è quello del merito, ci sono delle difficoltà che sfociano anche nella qualità dei servizi erogati e nelle performance dei dipendenti, come sappiamo. Quindi volevamo sapere se la Regione è a conoscenza di questo e cosa intende fare per far sì di spingere la direzione aziendale affinché possa sanare questo brutto atto e ripristini una valutazione delle performance dei suoi dipendenti su base meritocratica e uniforme, soprattutto tra le due ex ASL, in modo che non vi siano disparità di trattamento. Questa della disomogeneità di trattamento tra ex strutture amministrative è un tema che tra l'altro non riguarda solo questo aspetto, l'assessore probabilmente lo sa bene. Noi abbiamo fatto una riforma che doveva andare proprio nella direzione di omogeneizzare tutto. Non possono ancora coesistere due modi di gestire che sono ancora ancorati alle vecchie ASL e al vecchio modo, diciamo così, di fare all'interno delle strutture amministrative. Grazie. Prego, assessore Bartolini. Grazie consigliere Nevi. Colgo l'occasione per prendere la sua osservazione e per assicurarla che è sicuramente una delle questioni che
oggetto del lavoro dell'assessorato. È indubbio che la riforma a 3 anni data ancora presenta problemi di omogeneizzazione tra le vecchie strutture. Sotto questo profilo stiamo lavorando, tra breve la Giunta adotterà una delibera di avvio del piano sanitario e sicuramente tra gli obiettivi che l'abbiamo detto anche a Spoleto, adesso parlo con il consigliere Vincenzi, ne abbiamo discusso la settimana scorsa, appunto anche in quell'occasione ho rassicurato che sarà uno degli obiettivi fondamentali del piano sanitario. Assolutamente dobbiamo andare verso questa direzione. Per quanto riguarda invece il caso specifico, mi è arrivata, devo dire, una relazione molto dettagliata da parte del direttore generale Fiaschini, il quale fa una narrativa e dice, e sostanzialmente dice questo, poi se vuole gliela lascio anche in copia così acceleriamo i termini. L'accordo è generale ed unitario, i criteri sono unitari, solo che nell'accordo la valutazione viene fatta, devo dire, ma lasciata anche un po' a me sorpreso, da 300 valutatori. Ora, evidentemente con 300 valutatori la uniformità di giudizio indubbiamente non ci può essere. Allora la soluzione che sta seguendo, mi sembra sicuramente un metodo da condividere la direzione aziendale, è questa. La direzione, questa dichiarazione quindi di Fiaschini, che prendiamo agli atti, la direzione e i suoi operatori sono fortemente impegnati a costruire e rafforzare l'unità aziendale e il senso di appartenenza, consapevoli che un sistema di valutazione equo e condiviso costituisce un'occasione di valorizzazione delle risorse umane. A tale fine sono in programmazione ulteriori momenti formativi e informativi con i valutatori per addivenire a una maggiore integrazione ed omogeneizzazione. Prego, consigliere Nevi, per la replica. Ringrazio l'assessore, anche se poi questo esulava un po' dalle competenze dell'assessorato, perché certamente c'è l'autonomia della direzione generale, però io penso che sia stato importante far sentire la voce della Regione per spingere la direzione generale a sanare questa problematica che, ripeto, è una problematica che investe pesantemente la struttura e il personale della ASL. Le enunciazioni di principio sul futuro vanno benissimo, a patto che siano poi nel concreto attuate. Ma mi sarei aspettato anche un nuovo meccanismo di valutazione nell'immediato, cioè che Fiaschini annunciasse anche magari per quest'anno la partenza di un nuovo meccanismo, ma tant'è, insomma, ecco, se posso dichiararmi parzialmente soddisfatto dell'interessamento dell'assessore, parzialmente soddisfatto nel merito, e cercheremo di seguirla perché, ripeto, è una cosa che attiene alla omogeneità di funzionamento delle ASL, che è per noi un elemento fondamentale e che deve essere attuato perché la riforma andava esattamente in questa direzione. Grazie. Va bene, direi di passare all'oggetto numero 31, presentato dai consiglieri Casciari e Leonelli e rivolto all'assessore Cecchini. Tempi e modalità di attivazione dei bandi del programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la riqualificazione dei parchi regionali, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Casciari. A lei. Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione è tesa a conoscere appunto da parte dell'assessore Cecchini, che ringrazio per la presenza, l'attivazione di una specifica misura del nuovo PSR, precisamente la misura 7, e fa riferimento nello specifico al secondo parco cittadino della città di Perugia, che è stato purtroppo di nuovo alla ribalta in questi giorni
perché è stato oggetto, così come accade ogni volta che c'è un evento, anche una normale pioggia, comunque un evento avverso, di allagamenti, e questo provoca appunto nel parco, che è il parco lungo il fiume Tevere e nello specifico nell'abitato, intorno all'abitato di Ponte Valle Ceppi, è un parco, è il secondo parco cittadino, dicevo, si estende su 14.700 metri quadri e è stato soprattutto, appunto, a differenza di altri parchi, oggetto di esigui investimenti dell'amministrazione comunale, questo come altri parchi, nella contrazione delle risorse appunto subiscono non solo una manutenzione ordinaria ma anche praticamente l'assenza di interventi straordinari, cosicché in questa fase, al di là di qualche buona volontà di privati cittadini che si sono messi a disposizione per delle piccole manutenzioni, ma ha bisogno di interventi strutturali, e siccome appunto congiunge tra l'altro un percorso che è molto frequentato, essendo appunto il secondo parco, quindi sia da sportivi ma anche da semplici cittadini, perché costeggia per quasi 12 chilometri nel tratto appunto dei ponti il fiume Tevere, dicevo quale possa essere, diciamo, in che tempi possano attivarsi la misura 7 che prevede il potenziamento dei servizi locali di base rivolti soprattutto al tempo libero e alla cultura nelle comunità rurali, la riqualificazione e soprattutto la rigenerazione e la valorizzazione delle aree rurali, come può essere questo tratto subito sotto il centro storico. E visto che sede anche questo parco di Ponte Valle Ceppi, tra l'altro di importanti attività sportive, c'è un centro anziani, ci sono attività ricreative, è il collettore appunto del percorso, di un lungo percorso lungo il fiume Tevere, quali siano i tempi di emanazione appunto della misura 7 del nuovo PSR. Grazie consigliere Casciari, prego assessore Cecchini. Sì, ma grazie per la richiesta, la sollecitazione che ci consente anche di dar conto al Consiglio regionale dell'andamento della fase di avvio della nuova programmazione 2014-2020. Come il Consiglio regionale sa, noi siamo state tra le prime 5 regioni ad aver approvato il piano di sviluppo rurale dalla Commissione europea e siamo state la prima regione ad aprire i bandi, naturalmente scegliendo in prima battuta di aprire quei bandi rivolti agli investimenti per le aziende e l'ammodernamento, diciamo, per le aziende agricole, per l'agroalimentare, per i nuovi insediamenti giovani. Stiamo in questa fase portando avanti i bandi per selezionare i GAL che hanno a disposizione il 5% dell'intero complessivo diciamo budget del piano di sviluppo rurale, e la misura 16, quella della cooperazione. Siamo stati anche i primi ad aprire le misure, quelle legate soprattutto alla zootecnia, ma anche a dare un contributo alla qualità dell'ambiente e dell'aria, quindi con tutte le misure agroambientali, benessere animale, indennità compensative. Tant'è vero che poi i nostri agricoltori hanno trovato anche delle problematiche relative al fatto che AGEA e sistemi nazionali non erano ancora pronti per poter accogliere queste misure, queste domande che sono state regolarmente comunque presentate e hanno avuto il loro iter utilizzando, ci siamo fatti autorizzare di utilizzare il portale e il sistema regionale. Nei prossimi mesi, immaginiamo entro settembre, confronteremo con la Commissione europea, in base a ciò che è aiuto di Stato e ciò che non è aiuto di Stato, anche altre misure, tra questa anche la misura 7, che dà diverse possibilità di interventi nel territorio
compresi interventi che possono riguardare la riqualificazione, naturalmente parliamo di investimenti non di manutenzioni, però la riqualificazione, l'ammodernamento di parchi, di aree anche con fragilità ambientali, di aree che servono poi non solo a garantire la qualità dell'ambiente, dell'ecosistema, della flora e della fauna, ma soprattutto a fare in modo che poi il territorio rurale dell'Umbria sia fruito nelle sue particolarità e specificità da parte delle persone e dei diversi soggetti. E quindi siamo certi che poi naturalmente saranno i comuni a concorrere, i bandi potranno arrivare entro l'anno e su questo vorrei solo dire che grazie al piano di sviluppo rurale e anche al POR, nella programmazione passata, negli ultimi 3 o 4 anni, l'amministrazione comunale di Perugia, nel territorio comunale di Perugia sono stati investiti oltre 2 milioni di euro per interventi che hanno riguardato il percorso pedonale di Villa Pitignano a Ponte San Giovanni per quasi 800 mila euro, la realizzazione di un parco a Monte Lacugnano per un totale poco meno di 1 milione di euro e 560 mila euro per il Colle della Trinità, un riadeguamento del sito in un'area anch'essa particolarmente importante, i lavori che per lo più sono stati portati avanti dall'Agenzia per la Forestazione. E quindi in questo caso crediamo che già la programmazione passata all'interno del territorio perugino abbia dato una mano consistente. Cecchini, per la replica la parola al consigliere Leonelli. Sì, grazie Presidente, ma la risposta mi sembra sostanzialmente soddisfacente, nel senso che c'è un impegno su questa misura, c'è un impegno soprattutto a lavorare per dare l'impressione ai cittadini che le difficoltà tecnico-burocratiche che magari si accumulano su percorsi di questo genere possiamo superarle in maniera risoluta. Noi abbiamo una grande necessità di dare l'impressione di un approccio all'azione di governo che tiene conto della tutela del nostro miglior DNA. Quel parco non è semplicemente un'area verde ancillare di una frazione del comune di Perugia, quel parco per la struttura, per il suo essere ancillare al fiume Tevere, per essere sito in una zona che è la cosiddetta zona nord del capoluogo e quindi anche vicino ai comuni per esempio limitrofi come può essere il comune di Umbertide, è un polmone verde in un territorio sicuramente significativo e soprattutto in un territorio che ha tutte quelle caratteristiche di pregio che ricordava anche la consigliera Casciari. Chiaro che il compito della politica e delle istituzioni è quella di uscire dall'astratto e di scendere nel concreto. Lì non c'è bisogno chiaramente di una semplice manutenzione, c'è bisogno di un progetto di investimento sicuramente economico ma anche e soprattutto politico sul ruolo che può avere un parco di quel genere e tutti i parchi chiaramente che possono essere assimilabili a quello per la nostra regione, in particolare chiaramente su quell'area di territorio che è l'area nord della città capoluogo. Credo che gli ingredienti per far bene e per rilanciare il ruolo di quel parco ci siano tutti, è importante però su questo che chiaramente ci sia un'attenzione massima delle istituzioni su quello che può essere tutta quella modalità di intervento tesa alla velocizzazione dell'intervento, perché se invece diamo l'idea di essere imbrigliati su burocrazie tra bandi, Unione Europea, interventi dei comuni, il cittadino perde di visione quello che è l'effetto diretto dell'approccio sul territorio e quindi chiaramente rischia di venir meno l'azione politica tutta. Quindi esprimo soddisfazione per la risposta, ma al tempo stesso
invito come cofirmatario dell'interrogazione una massima attenzione sulla tempistica e sulla progettualità. Chiaramente. Sì, consigliere Leonelli, passiamo ora all'ultima interrogazione che è stata presentata dal consigliere Guasticchi ed è rivolta all'assessore Cecchini. Il tema: navigazione sul lago Trasimeno, sperimentazione estiva ai fini del rilancio turistico ed economico dell'area interessata. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, vicepresidente Guasticchi. Allora, navigazione sul Trasimeno, sperimentazione estiva a fini di rilancio turistico e economico dell'area interessata. Premesso che la legge regionale 19 luglio 1988, numero 23, disciplina della navigazione sul Trasimeno, garantisce la sicurezza della navigazione sul lago Trasimeno, la salvaguardia dell'ambiente naturale e la riqualificazione del turismo dell'intero bacino imbrifero, favorendo le attività più congeniali al mantenimento dell'equilibrio tra le peculiarità ambientali, sono state individuate le zone riservate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva e relativi allenamenti di rimorchio di persone munite di sci acquatici, acquaplani e similari, che solo all'interno di tali zone e per esclusiva pratica dell'attività agonistica sportiva è permessa a deroga al limite di velocità individuato dalla legge citata, o oltre che la velocità anche alla cilindrata dei motori utilizzati. Valutato di preminente interesse per la riqualificazione turistica dell'area del lago Trasimeno e di sicuro traino per il tessuto economico dei settori commerciali e produttivi che insistono nelle stesse zone, l'obiettivo di ospitare presso il lago Trasimeno centinaia di barche oggi ormeggiate fuori regione presso porti di mare, che tale obiettivo può essere ottenuto anche attraverso la previsione di un breve periodo di sperimentazione estiva che consente il collegamento tra le zone oggi riservate all'attività agonistica mediante l'individuazione di un'autostrada di collegamento delle zone citate aperta alla navigazione di imbarcazioni con motore fisso ausiliario della potenza massima fino a 3.000 cm cubici. Ovviamente, per spiegare la ristrettezza tecnica dell'interrogazione, quello che viene chiesto, Assessore, è di procedere in via sperimentale a collegare queste vie già presenti nel Trasimeno. Sono delle fasce larghe di 500 metri e lunghe circa un chilometro. Collegandole consentirebbero la navigazione di natanti con motori superiori a quelli ai limiti previsti dalla legge regionale. Questo comporterebbe di fatto la possibilità, da una parte, di riportare un turismo nautico al Trasimeno senza andare minimamente ad impattare su quello che sono le caratteristiche di tutela ambientale e soprattutto la tutela anche dell'attività dei pescatori professionisti. Tutelando tutte le aree protette, ovviamente, si potrebbe realmente ricreare una condizione per cui, io ho parlato di centinaia, ma sono centinaia e centinaia di imbarcazioni di perugini, di umbri, che negli anni 70-80 erano, ormeggiate nelle darsene, nei porti del Trasimeno, e che oggi sono ormeggiate, pagando ovviamente anche cospicui costi di manutenzione, nei porti prevalentemente dell'Adriatico. Ecco, sarebbe un modo anche per riportare una navigazione di diporto compatibile, perché poi oggi l'inquinamento non è determinato dalla cilindrata dei motori, è determinato dalla modernità dei motori, per cui è probabile che un piccolo motore inquina molto, ma molto di più rispetto a motori più sofisticati. Quindi quello che si chiede è di tentare una sperimentazione, quantomeno estiva, per vedere se si possono collegare questi corridoi già esistenti, che partono da quattro località del Trasimeno, dove oggi viene svolta un'attività sportiva con motori superiori a quelli consentiti ai limiti previsti dalla legge regionale, che si possa verificare quindi operativamente la praticabilità di questa deroga, che secondo me non creerebbe condizioni negative, ma tutt'altro, per il lago Trasimeno. Quindi tempo. Tempo, benissimo. Quindi, Assessore, chiediamo la possibilità di valutare e vagliare in via sperimentale un collegamento di queste vie esistenti per l'utilizzo di motori fino a 3.000 cm cubici. Grazie, scusate.
Prego, Assessore Cecchini. Sì, ma naturalmente la legge 23, la legge regionale che dà disposizioni su la praticabilità del lago Trasimeno e l'attuazione, diciamo, di quelle che sono le direttive europee, credo che affermi che non sia possibile una sperimentazione di questo tipo, non tanto legata all'inquinamento quanto al fatto del rispetto di quelle normative che si chiamano direttive habitat, chiamate direttive uccelli, direttive, diciamo, che intervengono in tutti quei luoghi a maggiore fragilità ambientale, ed in questo caso parliamo di un'area come censita come sito di interesse comunitario. Tutto lo specchio del lago è area di interesse comunitario, attorno c'è il parco e lì ci sono vincoli e prescrizioni ben precise. È vero che poi ci sono delle deroghe per consentire che di superare il limite posto nel specchio del lago, che appunto non prevede l'utilizzo di motori sopra ai 1000 cavalli, come si può, ai 1000, 1000 cc, 1000 cavalli, cc, ok. Ho chiesto. Ok, noi donne abbiamo meno dimestichezza con i motori, quindi e perché in questo caso la deroga è prevista per tutti quei tipi di sport d'acqua che necessitano di motori, appunto, che hanno una potenza superiore. In questo caso sono autorizzati volta per volta con prescrizioni molto severe e che danno, diciamo, tra le indicazioni quelle di utilizzare il tragitto più breve proprio per evitare che si creino autostrade che vanno ad impattare con le normative. Naturalmente la proposta, che è quella di dire di collegare di vere e proprie autostrade che poi collegano, diciamo, una parte all'altra per poter svolgere la funzione di cui parla il consigliere Guasticchi, comporterebbe di fatto l'introduzione di una sorta di navigabilità a questi motori superiori a quanto previsto, con la difficoltà, credo, di superare quelle prescrizioni che vanno a tutelare da una parte i pescatori professionisti con le altane, con il tipo di rete che mettono, da un'altra parte la avifauna, complessivamente appunto tutte quelle direttive che sono presenti all'interno del piano di gestione di questo sito di interesse comunitario e del parco. Questo per affermare che poi non avrei niente in contrario alla proposta del richiedente, è la proposta allo studio degli uffici, ritengo che la cosa sia complicata proprio perché il valore naturalistico ambientale del Trasimeno è riconosciuto a livello nazionale ed europeo, e questo è uno dei grandi valori che l'Umbria ha e che credo ha il dovere anche di conservare nel miglior dei modi. Prego. Rapidamente, la risposta tecnicamente ineccepibile, però io ribadisco, cioè cercare di sperimentare quello che è possibile compatibilmente con le leggi, cioè gli uffici non abbiano una visione particolarmente restrittiva, cioè c'è la possibilità di capire anche una sperimentazione che avrebbe inevitabili e importanti ricadute economiche senza andare minimamente ad incidere su quello che è la tutela dell'ambiente a cui noi tutti teniamo. Però bisogna decidere se vogliamo lasciare il Trasimeno come un qualcosa di completamente sigillato, oppure se c'è la possibilità di aprire anche ad un turismo che non è impattante, ma che è stata anche un po' la caratteristica in passato di questo lago. Sì, allora abbiamo concluso la seduta del question time. Vi chiederei cortesemente 5 minuti di pausa per organizzare la prosecuzione dei lavori. Grazie.